Naturalmente, nell'affrontare il tema del rapporto tra Stati Uniti e Unione Europea si possono avere molti approcci diversi. Io penso che alla luce di quello che è accaduto non sia tanto utile un approccio di ordine accademico generale, quanto, almeno nel mio intervento, poi altri naturalmente potranno proporre altri approcci, partire dalla vicenda afghana, perché la vicenda afghana è, diciamo, una cartina di tornasole significativa dei problemi che si pongono nelle relazioni tra l'Unione Europea e gli Stati Uniti. Io penso che la vicenda afghana segni un discrimine. Dopo Kabul, diciamo, le cose non saranno più come prima, sia negli assetti geostrategici, sia nel modo con cui l'Occidente affronterà il problema della sua presenza su scacchieri extraeuropei, sia nelle relazioni tra Unione Europea e Stati Uniti. E più in generale ci sono molti interrogativi che la vicenda afghana pone, che tutti battono su quale strategia di politica estera e di sicurezza vuole avere l'Europa e in che relazione gestire questa politica con i suoi alleati, a partire dal suo alleato strategico che sono gli Stati Uniti. La vicenda afghana ci pone molte questioni. Una prima questione che batte immediatamente sulla cooperazione tra Stati Uniti e Unione Europea, e non solo, è l'insorgenza terroristica. La vicenda afghana è iniziata 20 anni fa per eliminare il terrorismo, o quantomeno per sradicare i santuari di Bin Laden e diciamo, impedire all'Afghanistan di continuare a essere una base operativa e di rifugio per le organizzazioni terroristiche. In parte questo risultato è stato ottenuto con l'uccisione di Bin Laden e diciamo, lo smantellamento dell'organizzazione di Al-Qaeda, e tuttavia noi sappiamo che questo successo non ha però impedito al terrorismo internazionale di proliferare in nuove forme e in nuovi territori. È nato l'ISIS, che ha occupato per 3 anni, ricordiamocelo bene, quasi quattro anni, Siria, una parte della Siria e una parte dell'Iraq, ed è stato sconfitto alla fine da un'azione congiunta dei paesi occidentali, con un contributo anche russo. E sconfitto in Iraq e in Siria, però l'ISIS non ha, diciamo, cessato la sua attività trasferendosi in altri teatri, in Somalia, nel Corno d'Africa, nel Sahel, in particolare in Mali e Niger, e le vicende ultime in Afghanistan ci dicono che l'ISIS tende a radicarsi nuovamente in quel territorio, non ha mai smesso di farlo. Era più coperto, era meno visibile, ha voluto rendersi visibile, tra l'altro con un attentato di valore simbolico molto chiaro, molto forte. L'ultimo giorno di una missione che è durata 20 anni, l'attentato ha voluto dire: ecco, voi ve ne andate non solo sconfitti, ma noi siamo qui esattamente come 20 anni fa. Questo è il segno di quell'attentato. Quindi questo è un tema. È un tema che ci riguarda, riguarda l'intera comunità internazionale. Giustamente il presidente Draghi lo ha messo come un tema fondamentale nella convocazione di questo G20 straordinario, che avrà come uno dei temi qual è l'impegno internazionale del G20 contro il terrorismo. Ci riguarda da vicino perché sappiamo che il terrorismo ha colpito in questi 20 anni l'Europa ripetutamente, la Francia in particolare, ma non solo, se ricordiamo i tanti attentati che si sono avuti in tanti paesi europei. E si pone il problema come combattere il terrorismo, visto che la strategia di andare cioè a snidarlo e a eradicarlo dove alligna non è riuscita, o quantomeno non è riuscita in toto. E il terrorismo ha una capacità di rigenerazione, di mobilità,
su vari scacchieri del mondo che impongono quindi una strategia. Una strategia che in primo luogo sia una strategia coordinata tra Stati Uniti e Unione Europea, che sono i due paesi tra l'altro che sono stati colpiti dalla strategia terroristica, rappresentano quell'Occidente che per le organizzazioni terroristiche è il male assoluto, il nemico, ma è evidente che la questione terroristica non riguarda solo l'Occidente, non riguarda solo i rapporti tra l'Unione Europea e Stati Uniti. Penso alla delicata situazione che c'è in regioni come il Caucaso, come le repubbliche eurasiatiche, la preoccupazione che hanno costantemente sia Russia e Cina di un'insorgenza terroristica nei territori a influenza musulmana dei loro stati, la vicenda pakistana che continua a essere una questione molto molto delicata per il ruolo che il Pakistan ha sempre giocato su questo fronte con i suoi servizi segreti. Quindi direi che il tema, un primo grande tema che chiama in causa la necessità di una ridefinizione di strategia da una relazione tra Stati Uniti e Unione Europea e il terrorismo. Un secondo punto riguarda gli assetti geostrategici che conseguono alla vicenda afghana. Perché l'Afghanistan, come tutti sappiamo, è incastonato in un'area strategica problematica. Tra Iran, Pakistan, Cina e repubbliche eurasiatiche, altri paesi che non confinano fisicamente, però sono prossimi e sono direttamente interessati a quello che accade lì, il Qatar, gli Emirati, l'India, la Russia, altri paesi che pure sono lontani geograficamente, diciamo chilometricamente, sono però parte della vicenda, penso alla Turchia che è stata presente ed è presente, i talebani hanno addirittura sollecitato a essere presente. Quindi c'è una ridefinizione di assetti geostrategici con un atteggiamento di tutti i paesi di quella regione, con la sola esclusione forse dell'India per ora, che hanno manifestato la disponibilità a stabilire relazioni con le autorità afghane, in nome naturalmente di preservare la propria sicurezza e la propria stabilità, significativo quello che sia le dichiarazioni di Putin e le dichiarazioni dei cinesi che hanno detto siamo pronti a collaborare con gli afghani e gli chiediamo di essere un fattore di stabilizzazione, non di destabilizzazione. Quindi è chiaro qual è la finalità di questa relazione. Non è solo questo, poi noi sappiamo che ci sono interessi economici corposi, che l'Afghanistan sta sulla via della Sie, sul ramo asiatico della via della seta. E, insomma, per tante ragioni ci sono degli interessi strategici. Il Pakistan, da sempre il fratello maggiore dell'Afghanistan, e l'Afghanistan non è estraneo, essendo i Pashtun sunniti, anche allo scontro tra sciiti e sunniti che percorre tutto il Medio Oriente. Quindi, quali saranno gli equilibri? E l'Unione Europea e gli Stati Uniti, che 4 giorni fa hanno dovuto lasciare quel territorio sconfitti dopo 20 anni, come rientrano in gioco? La cosa non è semplice, non è semplice, è molto complessa. E rischiamo, ci sono già alcuni primi segnali, che non ci sia coesione occidentale nell'affrontare questo nodo. Johnson ha mandato un suo esponente l'altro ieri a Doha a negoziare con i talebani la possibilità di evacuare quanto ancora di presenza anglo-afghana, diciamo, è in Afghanistan. Borrell stamattina ha fatto una dichiarazione, secondo me, giusta e corretta. Ha detto che tipo di relazione stabilire con l'Afghanistan e come collocarsi nella regione deve derivare da una scelta strategica unitaria dell'Unione Europea, giusta affermazione che naturalmente si tratta di capire come si sostanzierà e in che rapporto sta con le scelte americane, perché il fatto che ieri un rappresentante del Dipartimento di Stato abbia dichiarato che con i talebani si può stabilire una collaborazione per combattere l'ISIS, voi capite che è un'affermazione temeraria. A partire dal fatto che
uomini legati all'ISIS sono al tempo stesso molto legati ai talebani e alla leadership talebana, e che se per combattere l'ISIS si ritiene essenziale stabilire un accordo con i talebani, beh, è inutile discutere di quale riconoscimento politico noi possiamo dare, perché il riconoscimento politico e i talebani saranno molto. Non dimentichiamo mai che in quell'area del mondo è nato il commercio, quindi abilissimi negoziatori tutti i popoli di quella regione. E i talebani utilizzeranno questa leva di dire all'Occidente: beh, cari signori, se voi volete non essere insidiati dal terrorismo, noi siamo qui pronti a fare la nostra parte con voi. Quindi, no? La cosa è, diciamo, di una qualche problematicità. Io vedo venire avanti verso l'Afghanistan un atteggiamento internazionale segnato da un doppio standard. E anche quindi la vicenda afghana diventerà segnata da un doppio standard. L'interesse della comunità internazionale è che l'Afghanistan non sia un fattore di destabilizzazione. In nome di questo, la comunità internazionale, salvo l'Europa e gli Stati Uniti, forse, non si scalderà più di tanto nel tutelare i diritti umani dentro l'Afghanistan. Perché il trade-off è chiaro. Noi abbiamo i cinesi e i russi l'hanno già dato questo messaggio, ma è evidente, i cinesi e i russi non sono particolarmente attenti alla materia dei diritti umani. Ma quell'atteggiamento, l'importante è che l'Afghanistan sia una zona non pericolosa e non una zona di destabilizzazione, ma contribuisca a una stabilità, anche lottando contro il terrorismo. È una carta molto forte che i talebani hanno in mano per dire: bene, però poi come governiamo la società afghana? Che cosa succede in Afghanistan? Questo è un problema nostro, voi non ci mettete il dito. E questo è un tema, perché questo significa mettere in sofferenza l'Occidente rispetto a un tema che l'Occidente ha evocato negli ultimi tempi in modo sempre più marcato, che è la tutela dei diritti umani. Terza questione, che cosa succederà in Afghanistan? Anche questo è un punto. Dipende molto da chi lo governa. E quindi la relazione che l'Unione Europea e gli Stati Uniti, e più in generale la comunità internazionale, stabiliranno con chi guida l'Afghanistan, dipende da quello che faranno loro. L'onere della prova è loro, non è nostro. Mi pare confortante, appunto, questa dichiarazione di Borrell. Ho visto che corrisponde a questo anche una dichiarazione che ha fatto Di Maio oggi, e cioè che tipo di atteggiamento avere con l'Afghanistan deve essere un atteggiamento convenuto e gestito in modo omogeneo e unitario all'interno dell'Unione Europea. Quarta questione, più direttamente i rapporti tra, su tutta questa materia, il tema dei rapporti tra Unione Europea e Stati Uniti è decisivo. È l'Occidente che è andato in Afghanistan, è l'Occidente che riesce sconfitto dall'Afghanistan. E ne usciamo sconfitti sulla base di una gestione di questa missione che ha messo in evidenza non poche criticità. Per non essere lungo, la missione è partita sulla base di una condivisione tra Unione Europea e Stati Uniti, la missione è finita sulla base di una iniziativa unilaterale degli Stati Uniti, a cui gli alleati hanno dovuto prendere atto, obtorto collo. Allora qui si pone un tema. Burden sharing? Sì, ma anche power sharing. Cioè si dividono le responsabilità, si condividono le responsabilità, si condividono anche le decisioni. E tutti i discorsi che Biden ha fatto per giustificare il modo catastrofico con cui si è conclusa la vicenda non sono confortanti, perché erano tutti in nome di un interesse americano. Il rapporto con gli alleati non è mai stato evocato come una questione. Oggi c'è un atto, secondo me, significativo di attenzione verso l'Italia. Guerini, come sapete, nella giornata di oggi sarà a Washington per incontrare il suo omologo, il ministro della difesa Austin, ed è il primo ministro dei paesi che hanno partecipato alla missione che si reca negli Stati Uniti. Quindi è un gesto di attenzione e credo che a partire da questo colloquio, il tema non è risolto naturalmente in un colloquio tra Italia e Stati Uniti, si deve
affrontare il tema di come si ridefiniscono i rapporti, come si ridefiniscono i rapporti dentro la NATO e come si ridefiniscono i rapporti transatlantici al di là della NATO. Perché la vicenda della missione mette in evidenza un atteggiamento statunitense che, del tutto legittimamente, intendiamoci, privilegia l'interesse degli Stati Uniti e in nome di questo, diciamo, è disposto anche a sacrificare una relazione di condivisione con i suoi alleati. Questo è un problema aperto dopo la vicenda afghana. A questo si lega un'altra questione. Se l'Unione Europea, che è la questione che in questi giorni è venuta, è vero che se ne è discusso ieri nella riunione, sia nella riunione ministeriale dei ministri della difesa dell'Unione Europea, sia nel GIMNIC, è la riunione informale dei ministri degli esteri dell'Unione Europea, è il tema di come l'Unione Europea affronta il tema della difesa, della politica estera e di sicurezza comune, estera e di sicurezza. Sapendo che tutto ciò che è accaduto dimostra che se l'Unione Europea vuole avere voce, ha bisogno di avere una politica estera e di sicurezza comune effettiva. Noi oggi non ce l'abbiamo. Noi oggi abbiamo un alto rappresentante che dovrebbe rappresentare la politica estera di sicurezza comune. Segnalo, nomina sunt consequentia rerum, che si chiama alto rappresentante per la politica estera, non si chiama ministro degli esteri dell'Unione Europea. E si è chiamato alto rappresentante perché quando si è discusso l'istituzione, i ministri degli esteri dei Paesi membri posero come condizione che non si chiamasse ministro degli esteri, che la dice lunga, che la dice lunga. Cioè i ministri degli esteri europei vivono l'alto rappresentante come qualcuno che gli toglie spazio, che ne limita la loro discrezionale sovranità. Io ho lavorato per 4 anni con l'alto rappresentante Solana, e Solana era, cioè un uomo che era stato ministro degli esteri in Spagna, segretario generale della NATO, uno combattente nella lotta contro il franchismo, un intellettuale raffinato, cioè uomo che aveva molti titoli per essere riconosciuto, anzi titoli che gli erano riconosciuti. Vi garantisco che ho visto la difficoltà di un uomo dello stand di Solana a relazionarsi con i ministri degli esteri. Una volta dovevamo andare insieme a discutere esattamente di Birmania, ci hanno fatto aspettare 3 ore al Consiglio Affari Esteri. Cioè Solana è stato in anticamera, finché ci sto io non succede niente, ma che Solana faccia 3 ore di anticamera è sufficientemente significativo. Allora, se si vuole contare, bisogna avere una politica estera di sicurezza comune. Per farlo, bisogna che gli stati nazionali siano disponibili a cedere una quota minima per iniziare, ma una quota di sovranità all'Unione Europea in questa materia. Com'è per la politica commerciale, perché la politica commerciale è una politica comunitarizzata. In quel campo i paesi dell'Unione Europea hanno già ceduto una quota della loro sovranità in materia di commercio internazionale, no? Bisogna farlo anche in materia di politica estera e di sicurezza comune, modificando il meccanismo di decisione, andando a maggioranza, decidendo che ogni qualvolta si esprime una maggioranza e i paesi che sono in minoranza non hanno condiviso e non vogliono partecipare ai seguiti della decisione, lo si può fare e si passa quindi a una forma di cooperazione strutturata, di coalition of willing, quello che volete, ma ci si mette nella condizione di decidere e poi una volta che si è deciso di poter operare. Per fare questo bisogna darsi gli strumenti sia per ciò che riguarda la politica estera, aumentando quindi anche le titolarità e le competenze dell'alto rappresentante e anche in politica di difesa, dove non siamo all'anno zero, perché, come sappiamo, questo dossier fu iniziato circa 4 anni fa dalla Mogherini, sulla base di una dichiarazione fatta da 4 paesi, Italia, Spagna,
Francia-Germania, che insieme fecero un primo atto, prima dichiarazione dei ministri della difesa di questi quattro paesi, che diciamo, sollecitava l'Unione Europea ad affrontare questo tema, che fin dalla Costituzione delle istituzioni europee, trattati del 57, era stata esclusa in ogni modo dall'essere materia di cui l'Unione Europea si occupava. Tanto è vero che noi, in 40, 50 anni di vita dell'Unione Europea, a Bruxelles avevamo la riunione dei ministri degli esteri, dei ministri interni, dei ministri dello sviluppo economico, dei ministri della salute, dell'istruzione, tutto quello che volete, mai la riunione dei ministri della difesa, che era esclusa. L'avvio di una politica di sicurezza comune parte 4 anni fa con la dichiarazione quadripartita che la Mogherini assume, sulla base di quello elabora con un lavoro molto intenso una piattaforma per la politica di sicurezza comune che quando è stato proposto ai governi è stato sottoscritto da 25 dei 28 governi che in quel momento costituivano l'Unione Europea. Due governi non l'hanno sottoscritto, tre governi non l'hanno sottoscritta, Inghilterra perché era già in via d'uscita. Cipro e la Danimarca in omaggio a un principio di neutralità. Questo è, diciamo, il tema nodale, cruciale. Anche perché se vuoi andare a Washington a discutere, devi andarci parlando con una voce sola e agendo con una sola mano. E abbiamo visto che caso libico è una buona dimostrazione. Il processo di Berlino ha aperto una strada nuova in Libia, molto complicata e difficile come sappiamo, per una soluzione politica dopo 11 anni di guerra guerreggiata tra le fazioni e lo ha potuto fare perché a un certo punto Francia, Italia e Germania hanno cominciato a parlare una voce sola. E l'atto d'inizio che ha portato al processo di Berlino è quando i tre ministri degli esteri di questi tre paesi sono andati insieme a Tripoli, hanno dato visibile manifestazione di parlare una voce sola e sulla base di quello si è andato al processo di Berlino e da quel momento Borrell ha potuto parlare. Prima non poteva dire nulla perché i suoi stati membri ognuno andava per fatti suoi. Quindi il tema è tutto nostro. Non è che noi dobbiamo, come dire, se vogliamo avere maggiore peso nei confronti degli Stati Uniti, dobbiamo metterci nella condizione di esserlo, di averlo questo peso. E questo richiede appunto affrontare il tema della politica estera e di sicurezza comune. Non è semplice, perché mai come oggi l'Unione Europea è frammentata in sottogruppi. Paesi mediterranei, paesi di Visegrad, i paesi frugali, no? Noi siamo in una condizione in cui il grado di coesione interno all'Unione è molto basso e per prendere le decisioni di cui stiamo parlando si richiede una forte determinazione. In questo il ruolo che l'Italia può giocare è molto importante, data la presenza di Draghi. Ma non solo. Dato il fatto che siamo il paese che ha contribuito in misura maggiore a tutta la vicenda afghana, perché dopo gli americani e gli inglesi noi eravamo il terzo contingente, siamo quelli che hanno evacuato più persone, come si è visto, siamo uno dei più grandi contributori ai meccanismi di caschi blu nel mondo, quindi siamo un paese che sulla politica estera di sicurezza non elude le sue responsabilità. Abbiamo uomini nei Balcani, abbiamo uomini nel Sahel, abbiamo uomini in Somalia, abbiamo uomini in Libano, no? Quindi siamo in Iraq, siamo stati in Afghanistan. Quindi siamo un paese che quando viene chiamato a condividere scelte anche molto difficili in termini di politica estera e sicurezza, lo fa. Quindi questo ci dà una tu, a questo aggiungeteci l'autorevolezza di Draghi. E l'incontro ieri sera di Draghi con Macron ha un grande senso. Perché è chiaro che da un rapporto tra Francia, Italia e Germania deriva la possibilità di far fare un salto in avanti alla politica estera di sicurezza comune. Macron su questo è iperconvinto da sempre.
I tedeschi ovviamente in omaggio al fatto che, come sapete, i tedeschi, in virtù dei limiti posti con i trattati di pace della Seconda Guerra Mondiale e tutte le cose che la Germania si porta dietro come eredità del Novecento, i tedeschi sono sempre molto prudenti a, come dire, imbarcare il paese in scelte di politica militare. Tuttavia, è chiaro che anche per loro ormai il tema è all'ordine del giorno, come ha detto la Merkel qualche giorno fa. Vedremo come vanno le elezioni in Germania. Allo stato attuale parrebbe che i socialdemocratici possano essere il primo partito. Questo configurerà anche una Germania nuova dal punto di vista della sua leadership, e a maggior ragione un rapporto tra Francia, Germania e Italia diventa decisivo, no? Diventa il noyau dur, il nucleo forte per tirare. Chiudo dicendo. E questo noyau può avere un peso molto grande nel rapporto con gli Stati Uniti, appunto, perché non c'è da ridefinire soltanto le relazioni Unione Europea-Stati Uniti, c'è da ridefinire la funzione della NATO, il cui segretario generale in questa vicenda afghana ha dato una pessima prova di sé, anche per essere chiari, anche questo dobbiamo saperlo. Ultimissima questione. Il mondo è percorso da mille forme di instabilità e insicurezza. Intanto crescono nel mondo le autocrazie, non solo le dittature, le autocrazie, e arrivano fino in Europa, l'Ungheria, la Polonia, la Russia di Putin, la Turchia di Erdogan. Perché pongo questa questione? Perché attenzione che i valori liberali su cui si fonda la democrazia e che sono l'ispirazione di ogni nostro comportamento, la loro affermazione, non sono universalmente riconosciuti come valori fondanti in un mondo che è plurale, plurale per religioni, per culture, per storie, per interessi, per etnie, per lingue, per civiltà. Quindi il primo problema è noi ci facciamo paladini di democrazia e di valori umani, di diritti umani. Ma sia gli uni che gli altri, attenzione che non sono riconosciuti in tutto il mondo come valori universali come li riconosciamo noi. Questo significa che allora noi ci rassegniamo a che il mondo sia, diciamo, che il riconoscimento di questi valori sia soltanto un fatto nostro, dell'Occidente, il resto. Quello che accade, accade. No, non credo che noi possiamo metterci in questa postura. Però allora dobbiamo chiederci, quando la stabilità e la sicurezza del mondo è fortemente insidiata, per esempio del terrorismo, quando i diritti umani vengono consistentemente e ripetutamente violati in modo brutale e forte, come in Afghanistan, noi con quale strategia tendiamo ad affermare il valore di quei diritti? Non con quale strategia esportiamo la democrazia, formula che è ambigua, equivoca e secondo me non ci aiuta. Perché dà l'idea che noi vogliamo portare le forme istituzionali della politica occidentale in altri paesi, cosa che non ha nessun senso. Ha senso invece però pensare e credere che le diversità identitarie che caratterizzano i popoli, perché il mondo è un mondo plurale, fatto di diversità, pluralità di religioni, pluralità di etnie, pluralità di lingue, pluralità di culture, di civiltà, il riconoscimento di queste identità diverse dalle nostre, che è doveroso il riconoscimento. Perché non puoi pretendere di omologare il mondo a te, però attenzione che il riconoscimento delle identità non può diventare lo strumento per legittimare, giustificare negazione di diritti che appartengono a ogni donna, a ogni uomo, indipendentemente dal colore della sua pelle, dal Dio che prega, da quello che mangia, dalla parola che esprime e dal sesso che ha, dalla civiltà in cui vive.
Sono quelli che il diritto internazionale chiama i diritti indisponibili. Sono indisponibili perché ne dispone soltanto il titolare e non possono essere disposti da altri. Il diritto a essere curato, il diritto a studiare, il diritto a manifestare le proprie opinioni, il diritto a vivere la propria sessualità, il diritto a pregare il proprio Dio. Sono diritti naturali. Non puoi dire, guardate, questo ragionamento. Attenzione, può sembrare così facilmente condivisibile. Allora io vi dico questo. Quante volte noi abbiamo sentito gente nostra dico italiani, che parlando del fatto che non c'è la democrazia in Afghanistan piuttosto che in Somalia, ti dicono, vabbè, ma quelli sono paesi diversi, vuoi mica che siano paesi democratici? No, attenzione. Attenzione, quello è l'espressione di un relativismo culturale inaccettabile. Non è che sono diversi, si giustifica che qualsiasi cosa accada va bene perché sono diversi. Ci sono dei diritti fondamentali che appartengono agli individui e alle persone che non possono essere negati da nessuno. Allora, se è così, però il problema è con quale strategia li affermiamo? Moral suasion? Moral suasion. Ovviamente richiede che il destinatario della persuasione sia disposto a farsi persuadere, e quindi è una forma debole. Le sanzioni. In genere, quando si vuole sanzionare un paese, si mettono sanzioni economiche. Ora, sento dire da Biden sanzioni economiche sull'Afghanistan. Le sanzioni economiche le mette solo l'Occidente. Non c'è un solo paese asiatico che adotta le sanzioni, non c'è un solo paese africano che adotta le sanzioni, non c'è un solo paese sudamericano che adotta le sanzioni. E qui poi, in un'economia globale a mercati aperti, si aggira facilmente la sanzione. Però la sanzione ha poca efficacia economicamente e politicamente alza un muro. Tu quando hai sanzionato un paese hai molta più difficoltà a cercare di interloquire con quel paese per favorire processi evolutivi in positivo. L'intervento militare, come abbiamo fatto in Afghanistan. Però, come vedete, la cosa non è scevra di problemi. A parte che gli interventi militari bisognerà cominciare a distinguere, per esempio, quando arriveremo in Parlamento a discutere del rinnovo delle missioni, io credo che una distinzione andrà fatta tra missioni di peacekeeping e missioni di peace enforcing. Missione di peacekeeping dove tu vai con dei militari per garantire che venga rispettato un accordo di pace. Vai per non sparare un colpo e garantire che nessuno lo spari. Peace enforcing, vai in un contesto bellico. Balcani e Libano sono peacekeeping. Afghanistan era peace enforcing. Io non escludo che si debba anche partecipare a missioni di peace enforcing, ma devi valutare tutte le volte bene la portata, perché vicenda Afghanistan è lì a testimoniare come non basta andare per portare a casa il risultato. Ho finito. Tutto questo, come vedete, batte tutto sul rapporto tra tutti questi temi, perché nessuno di questi temi l'Europa è in grado di affrontarlo da solo senza un rapporto con gli Stati Uniti, perché il legame transatlantico è un legame indissolubile. Però è un legame indissolubile che dopo la vicenda afghana va ridefinito nei suoi contenuti, nelle sue modalità, nelle sue regole di gestione di ingaggio, per evitare appunto che Biden, dopo aver combattuto Hong Kong e Trump, rischi di proporci nuovamente un'America First, quando il problema è invece come si costruisce una relazione molto intensa tra Unione Europea e Stati Uniti. È finita.